È una solennità meravigliosa, fondamento, cardine della Chiesa che è in Roma, e la Chiesa che è in Roma è quella la quale presiede nella carità, è la Chiesa Madre. Per questo è una festa che è al cuore della Chiesa e che parla al cuore della Chiesa, dove il Signore ci ha chiamati, la Chiesa che il Signore ci ha donato. A te darò le chiavi del Regno dei Cieli. Tutta la parola di questa mattina, di questa solennità nella messa della mattina, del giorno, è incentrata in questo annuncio, su questo annuncio potente, l'annuncio del cielo. Rivela a tutti noi la missione precipua, fondamentale della Chiesa. Ce la dimentichiamo spesso. A noi è stata data la possibilità di accedere al cielo, cioè di tornare a casa. Tutti noi possiamo tornare a casa il giorno che il Signore ci chiamerà da questo mondo, ma anche oggi, in ogni momento di difficoltà, dove incombe la morte su di noi, dove incombe la notte, incombe l'angoscia, la paura. Nel Salmo responsoriale, il versetto, il Signore mi ha liberato da ogni paura, quello che dice San Paolo: ho combattuto la buona battaglia, ho mantenuto la fede in che cosa? In questo che ha proclamato Pietro: tu sei il Cristo, tu sei il Messia, tu sei il figlio di Dio, del Dio vivente, non un Dio ideale, non un totem, non una proiezione dell'uomo, non una costruzione filosofica, non qualcosa che possiamo sentire, un'energia, tutto quello che è nelle varie religioni, no, un Dio vivente, il Dio che è apparso a Mosè: io sono colui che sono, che non ho passato né futuro, che sono ora, perché questo ora è il mio essere, costituisce il mio essere, ora, in un'ora che non ha né inizio né fine. E noi siamo attirati di nuovo in questo eterno, in questa eternità, in questo cielo, che è l'eternità, che non ha inizio né fine. Cioè, molto spesso noi pensiamo male anche del nostro destino. Perché? Il nostro destino celeste, perché? Perché pensiamo che quello è passato a miglior vita, è entrato nella vita eterna. Perché se è eterna, non è che inizia poi quando uno muore, no? Non sarebbe eterna, avrebbe un inizio, senza fine, ma comunque avrebbe un inizio. E questo è il concetto profondo, antropologico, che abbiamo tutti noi nella Chiesa. E siamo degli esuli, tutti noi siamo degli esuli sulla terra. Cioè la condizione dell'uomo è quella di un esule, di un orfano, il figlio prodigo, che ha perduto la sua casa. Adamo ed Eva, ha perduto la relazione intima con suo padre, che è il Dio vivente, che è la vita, che non muore, la vita che riempie di senso ogni cosa che noi facciamo, la vita così che Dio l'ha pensata per tutti noi, descritta nei primi capitoli della Genesi, che siamo noi a immagine e somiglianza di Dio in ogni cosa che facciamo, dal lavare i piatti, al fare l'ultimo servizio della casa, allo studiare, all'entrare anche nella malattia, ma in una forma diversa. Per questo dice: mi hai liberato da ogni paura, perché dice la lettera agli Ebrei che l'uomo vive schiavo della paura della morte. E questa è la realtà di tutti noi. Allora si capisce perché Dio si è fatto carne, dopo, al culmine, nella pienezza dei tempi, la pienezza di questa vita eterna che irrompe di nuovo nel mondo, che il demonio ha tentato di fare finito. Tu ti fai Dio e automaticamente perdi Dio, e quindi ti ritrovi uomo, creatura limitata, che ha un inizio e una fine, che vieni da un'evoluzione della specie, sei una delle specie, forse la più evoluta, ma non sei nient'altro, fino a, no, questo carpe diem, per cui tu sarai concime. Per questo cogli ogni occasione, vivi ora, fai qualcosa di grande, perché è ora e non più, è quello che vivono oggi la maggior parte delle persone. Oggi, domani, bah, non c'è, se muoio finisce tutto. Ma questo ragazzi giovani, 12, 13 anni, per questo già le relazioni con le ragazze, la droga, sul lavoro, fino all'egoismo più totale, l'egoismo più totale, e tutte le deviazioni sessuali, teoria di genere, eccetera, vengono da questo, da questo carpe diem, per cui devo dare un senso alla mia vita ora. Per questo posso essere oggi maschio, domani femmina, domani un'altra cosa. E voglio che questo sia stabilito come diritto. Il diritto al nulla, il diritto all'effimero, il diritto a ciò che non è vero, a ciò che non è autentico.
il diritto a ciò che termina, il diritto a schiantarmi contro un muro, perché questo è il mio destino. E invece a noi il Signore ci ha chiamati a entrare nella Chiesa dove la porta è aperta sul nostro destino. Questo è Pietro. E aprire di nuovo davanti al mondo, davanti alle persone, davanti a tutti noi, la porta del cielo. Questo è il sacramento del battesimo e questo è il sacramento della confessione, fondamentale. Non a caso è in crisi il sacramento della confessione. Questa crisi del sacramento della confessione, cioè di non avere più ormai nessuna formazione sul peccato originale e sulle ferite che portiamo, e quindi la visione antropologica dell'uomo, come un esule, come uno che ha perduto la sua dignità, ha perduto il senso profondo della sua vita, conduce alla crisi di tutto il resto, il matrimonio e tutto il resto. Nei miracoli, Signore, risuscita e dice, dateli da mangiare, l'Eucaristia è dopo il sacramento della penitenza e della riconciliazione. Certo che anche l'Eucaristia perdona il peccato, ma il Signore oggi ci prende per mano, ci trascina fuori dalla morte e apre la porta. Ma quella porta sul cielo che vuol dire? Cosa vuol dire che a Pietro è stato dato il potere di sciogliere sulla terra perché si è sciolto in cielo? Cioè in cielo, perché ogni parola, ogni gesto che Pietro fa ha una risonanza eterna, cioè nel cielo, è dentro un'eternità, ha un valore eterno. Nulla è sciatto, nulla è superficiale, nulla è effimero. E che cos'è questo? Il perdono. Cioè ciò che ci scioglie dalla menzogna, ci scioglie dall'egoismo, dalla paura della morte, per combattere la buona battaglia, tutto quello che ha scritto San Paolo nella seconda lettura. Ed è bellissimo perché anche Pietro fa questa esperienza. Si aprono le porte del carcere, dove siamo tutti noi, e dice, mi sembrava un sogno, è lo stesso che dice il Salmo, quando il Signore fece tornare i prigionieri dall'esilio, la nostra bocca si sciolse in canti di gioia, ci sembrava di sognare, perché sembra un sogno. E quando gli apostoli vedono Cristo risorto, sono tanto pieni di gioia che gli sembra di sognare, non è vero, che cos'è questo? Ma davvero, allora la porta è aperta, allora è tutto chiuso, cioè loro che stanno con la porta chiusa, per paura, vedono il Signore che passa attraverso la porta. Allora non è una porta fisica che si deve aprire, la porta del sepolcro, se non che a tutti noi è stata data la possibilità in Cristo di passare attraverso le porte, cioè andare nel cuore del fratello e amarlo, perché Cristo ha avuto il potere di entrare nel mio cuore, oggi, schiavo della paura della morte, a causa del peccato, a causa della menzogna del demonio, a causa della mia superbia. Per cui così si deve fare. Questa sorella è così, questo marito è così, questo peccato. Io, al posto di Dio. Io sono colui che sono, e non è vero. Allora, oggi ritorno alla verità. Tu sei debole, fragile. Tu sei Adamo ed Eva. Ma io ti riprendo con me. Io ti riabbraccio come abbraccio il figlio prodigo. Apro la porta della mia casa. Torna a casa. Torna a ciò che tu sei veramente. Io ti libero, io ti sciolgo. Questo significa credere nel cielo. Vivere qui, già nel cielo. Vivere qui, già la vita eterna che gusteremo in pienezza dopo che avremo lasciato questo mondo. La nostra vita è un ritorno a casa. Tu immagina, se già un ragazzo, un bambino, e poi un ragazzo, un adolescente, e poi un giovane, tu lo aiuti così, dicendo la tua vita è un ritorno a casa. Allora non è, devo laurearmi, devo avere quel posto, è un inganno, li stiamo ingannando a tutti, perché non è vero, perché tu arriverai lì, farai le cose stupende, e morirai. Arriverai per andare lì, calpesterai le persone, dimenticherai tuo padre, tua madre, dimenticherai i tuoi figli, dimenticherai tutto. Lo stress che porta a lasciare i bambini in macchina e morire. Non è vero, tu stai ritornando a casa. E dentro questo ritorno a casa, dentro questo cammino di purificazione, c'è lo studio, c'è il lavoro, come una missione. Cambiano completamente le prospettive. A noi è dato questo, la Chiesa è questo. Allora, io sperimento ogni giorno Pietro che mi apre la porta. Mi sono dimenticato, stavo con questo rancore sordo con questa sorella, sono perdonato, mi è stato aperto, mi riconcilio con la mia sorella, cioè ritorno nel cielo, cioè ritorno a gustare il cielo, perché che cosa c'è di più bello che perdonarsi? Niente. E da quello apro la porta a tutti, non vedo più nessuno come un disgraziato, ma come un povero schiavo, con paura, e per paura fai di tutto, puoi fare le cose più terribili per paura, dice la scrittura oggi. Allora che il Signore ci conceda di vivere veramente con la gioia profonda di vedere il cielo, di stare già seduti alla destra del Padre, di vivere questa vocazione enorme.
che non è una vocazione essere preti suoi. Alla fine noi non siamo sposati, soprattutto per un fatto ministeriale, no? Per non avere il cuore diviso. E dentro questo, siccome è così importante, facciamo presente che si può vivere senza essere sposati, cioè il cielo, ma non perché siamo supermen o perché abbiamo una vocazione particolare. Io veramente ogni volta di più che vivo tanto, no, accanto alle famiglie, dico non posso dire nulla, non posso lamentarmi di nulla in confronto a questi genitori che fanno molto, ma molto più di me, a livello fisico, a livello mentale, a livello di stress, ma per favore, un pochino di lotta nella ciccia, nella carne o un po' di solitudine, ma che cos'è in confronto alle preoccupazioni di notte, di giorno e preoccupazioni per i figli che non finiscono mai perché dopo si sposano, sono più grandi, che cosa? Allora noi facciamo presente il cielo non perché non siamo sposati, siamo lì belli, carini, no, perché per noi è così importante aprire le porte del cielo che non possiamo sposarci, avremmo voluto, ci sarebbe piaciuto, ma abbiamo un'altra cosa da fare, è per quello. Allora dopo abbiamo un'intimità col Signore che ci aiuta, ci compensa, il fondamento è il cielo. Per cui noi aiutiamo una famiglia, aiutiamo una vedova, e una vedova, una famiglia, aiuta me a farmi presente il cielo. Tant'è vero che nella scrittura il cielo è un matrimonio, è un banchetto di nozze, al quale tutti siamo chiamati a gioire. Oggi anche possiamo vivere questa giornata calda, dicendo, Signore, mi sembra di sognare, ma è vero, ma io sono nato per questo amore, per questa libertà, per non avere questi rapporti malsani, morbosi, pieni di pregiudizi, di etologie, di vedere la persona così com'è, di vivere con amore, mamma mia, mi sembra di sognare. E lui ti dirà, ma questo è il cielo, già qui sulla terra, un amore che non ha confini, che non ha limiti, oltre ogni barriera, oltre ogni porta, oltre ogni sepolcro.